Assessore Ferrazzano, da qualche giorno è stato pubblicato l'avviso riguardante l'approvazione in prima battuta del piano spiaggia, un documento sicuramente importante a livello di pianificazione demaniale. Quali sono i tratti peculiari? Diciamo subito che questa pubblicazione non è altro che il prosieguo dell'iter procedurale per arrivare all'approvazione definitiva del piano spiaggia comunale, perché adesso in questi 30 giorni daremo la possibilità a ogni cittadino che voglia presentare delle osservazioni di poterlo fare. Dopodiché, nei successivi 30 giorni, il Consiglio Comunale deve tornare in seduta e accettare o respingere le osservazioni e deliberare definitivamente per l'approvazione. Dopodiché il piano andrà in regione che entro i successivi 45 giorni deve pronunciarsi in merito. Diciamo che finalmente dopo un lunghissimo iter che dura da tanti anni, perché che è iniziato con l'amministrazione Greco che all'epoca diede l'incarico ad un'ATI tra liberi professionisti per la redazione del piano spiaggia, finalmente diciamo che dovremmo arrivare a conclusione. Il piano spiaggia è un documento essenziale per vari motivi, sia per quanto riguarda lo sviluppo turistico della nostra città, ma anche valorizzazione della costa, ma anche perché dà la possibilità a tanti cittadini, e particolarmente noi speriamo a giovani, di poter trovare un nuovo sbocco sia occupazionale che di sviluppo della propria persona. Certamente il piano spiaggia si va a inserire in un momento molto delicato, che è quello che riguarda la battaglia che stanno facendo i gestori degli stabilimenti balneari dopo l'emanazione della direttiva Bolkestein. Il nostro governo dovrebbe emettere una legge in merito che dovrebbe regolare un po' questa materia. Perché stando come adesso le cose, nel 2018 le concessioni demaniali antecedenti al 2009 dovrebbero andare in scadenza, per cui dovrebbero essere messe a bando. La categoria si sta battendo per ottenere due obiettivi. Prima, quello del riconoscimento del legittimo affidamento, cioè quello di riconoscere agli stessi la peculiarità della professione e gli investimenti che tanti operatori hanno fatto sulla struttura in questi anni. E l'altro binario è quello di ottenere eventualmente una ulteriore proroga alla concessione, alla scadenza delle concessioni demaniali in essere. Per quanto riguarda questo problema sulle concessioni demaniali marittime, lei è stato anche, diciamo, il gancio tra le associazioni di categoria e la Regione Molise, alla quale è stata presentata una proposta di legge regionale. Sì, come dicevo prima, proprio in attesa che il governo nazionale si decida ad emettere la legge quadro, le categorie, tramite le loro rappresentanti sindacali a livello nazionale, stanno spingendo affinché ogni regione faccia una propria legge in merito. E siccome alcune regioni l'hanno già fatte, io, siccome ho seguito sempre in questi anni, sono stato a fianco degli operatori e li ho seguiti in questa battaglia che stanno conducendo, mi sono fatto tramite e abbiamo avuto un incontro con l'assessore regionale e con il presidente della giunta, ai quali gli operatori hanno sottoposto una proposta di legge regionale che ricalca in linea di massima quella già emessa dalla Regione Abruzzo. Quando sarà aperto il doppio senso sul lungomare nord? Io penso che la settimana prossima saremo in grado di aprire il doppio senso, perché dobbiamo procedere al completamento dell'asfalto e al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.